No, vabbè, ragazzi, la forza di una squadra, no? Non si vede solo in campo. Sì, diciamo, si vede anche in campo. E diciamo che l'Inter, no, ha dimostrato tutta la sua, non forza, la sua potenza, disintegrando l'avversario, no? Non ha giocato l'Inter, ha disintegrato. E quindi è inutile che vi faccio sempre gli stessi discorsi, no? Il bullo l'ha preso a schiaffi, li ha disintegrati, punto. E fin qui siamo tutti d'accordo, no? Noi, cioè io da leccese, voi interisti, gli avversari, ok. Però poi nell'orbita calcio girano certi personaggi che chiamano opinionisti. Poi alla fine del video arriviamo anche, voglio parlare di tre cose, veloci veloci, è un video veloce. Allora, c'è questo Massimo Brambati, no? Che sinceramente io sento un ex giocatore. Ragazzi, iscrizione, che sono quasi arrivato a 1000, al mio primo gradino, a 1000 iscritti. Iscrivetevi, grazie. Allora, questo io giuro, non me lo ricordo. Sì, il nome più o meno ce l'ho nel cervello, ma se mi chiedete con quale squadra giocava, io giuro, non lo conosco, questo qua. Non mi ricordo. Allora, questo ho sentito ieri, no? Che diceva sulla 7. L'Inter ha vinto il campionato, è vero, ma ha giocato contro nessuno. Contro nessuno. Mentre lo scudetto del Milan è uno scudetto più vero, gli scudetti della Juve sono scudetti più veri. Cioè, ragazzi, davvero, a certe volte rimani, no? Rimani con... scusate se il telefono si muove, ma non mi stava andando di andare là dentro. Bello, oggi c'è un sole qua dentro. Allora, quelli della Juve, i 9 scudetti della Juve sono tutti veri. Lo scudetto del Milan è vero, quello dell'Inter non è vero, perché avete giocato contro nessuno. Cioè, a me non dispiace, no, davvero, che certe persone si rendano ridicole, perché invece di dire no, ha spazzato via tutti, ha disintegrato tutti, no? Rendendo le altre squadre nessuno, allora dice hanno giocato contro nessuno. Guardate com'è, è controvertibile la realtà, no? Dei fatti, come si può cambiare in un secondo. Vabbè, lui quello parla sempre bene della sua Juve, vabbè, ma giocava con la Juve, giuro, non lo so proprio, forse è un ex giocatore della Juve, ma vi direi una bugia, vi ripeto. Zazzaroni, già questo davvero, questo proprio, questo io non so se non si vergogna quando si risente, no? Perché io penso che poi su YouTube si vada a vedere, no? Vediamo che ho detto così, non si vergogna proprio, c'hanno una faccia di bronzo. Allegri ha un calcio più bello di quello di Inzaghi. Beh, signori, quando ho sentito questa cosa, volevo mandare una mail, un messaggio, no? Questo a pressing, no? Volevo mandare una mail, vedevo se sotto c'era scritto il numero, cioè guardavo, no? Se ci fosse scritto un numero di telefono per interagire, per mandare un messaggio, niente. Cioè, no, io volevo dire, guarda, se stai scherzando, allora ti posso garantire che sto ridendo, in questo momento sto ridendo proprio a crepapelle. Se non stai scherzando, vergognati davvero. Cioè, non è che Allegri, non è che Inzaghi ha un gioco più bello di quello di Allegri. Diciamo che Inzaghi ha un gioco che è bello. Allegri non ha proprio un gioco. Allegri è una palla avanti per Vlahovic che deve inventarsi qualcosa. Allegri non ha un gioco. I centrocampisti ad Allegri servono solo per difendere. Locatelli non fa mai un filtrante, non fa mai un passaggio di 50 metri, non si prende mai la responsabilità di fare qualcosa in più del compitino. Appoggia il pallone al centrocampista avversario o in difesa o al portiere. Cioè, quello è il centrocampo della Juve, palla dietro. Mentre l'Inter, vedi, questo gioco avanti, fatto a volte di azioni di prima. Ma vabbè, lasciamo perdere, tanto io vi sto dicendo queste cose a voi che siete interisti e che conoscete meglio di me, no, il gioco dell'Inter, anche se io non mi sono perso una partita dell'Inter. Però voi lo conoscete benissimo, no? Quindi stiamo parlando di niente, però andarle a dire in televisione senza vergogna, guardate, a me fa effetto davvero. E poi vogliamo parlare, ieri vedevo Top Calcio, no? Allora, in studio, no, vabbè, c'era Franco Ordine in imbarazzo, poi a Franco Ordine,
cerca di cambiare, no? Di cambiare la, come Paolo Suma, no? Cercano di cambiare la realtà delle cose, cercando di non... Ma ormai li conosciamo a memoria. Praticamente l'Inter si è, diciamo, incavolato un poco per il fatto del... quando è finita la partita Milan-Inter, gli interisti sono rimasti in curva, fuochi d'artificio, cori. E che cosa ha fatto lo speaker dello stadio? Ha alzato al massimo la musica, il volume della musica, no, dello stadio. E così facevano fatica i cori a sentirsi. Questo ha dato fastidio ai tifosi, alla società stessa. Il Milan, che era padrone di casa, si è scusato dicendo che non è stato lui a volere questo, ma è stato un ordine del prefetto della questura. Però, cioè, gliel'hanno chiesto, hanno chiesto di alzare il volume per ordine pubblico. Allora già la cosa fa ridere, no? Però, visto che è strana come risposta, che ha fatto Top Calcio? È andata dal questore e gli ha chiesto, no? Ma è vero che voi avete chiesto di alzare la musica per ordine pubblico? Il questore ha detto, ma cioè, potete immaginare che noi... possiamo, cioè, noi che ci dobbiamo occupare, no, di stare in Piazza Duomo, no, ai festeggiamenti o allo stadio, a cercare di far andare tutto per bene, no, in ordine, senza diciamo, incidenti e cose varie, possiamo pensare alla musica? Certo che no, ha detto il questore. Proprio brutte figure. Li state facendo cadere così in basso senza fare niente, giocando semplicemente a pallone. Bravi.